Siro Penagini, il poeta della natura. La personale a cura di Elena Pontigia è stata inaugurata al Museo del Paesaggio di Verbania e sarà allestita fino al 25 di giugno, una settantina le opere in esposizione. È una mostra che riporta all'attenzione questo artista di straordinaria qualità cromatica, grande disegnatore e purtroppo dimenticato negli ultimi direi decenni. E la mostra segue tutto il percorso dell'artista dal momento iniziale, dagli studi a Monaco di Baviera, dove conosce l'opera di Van Gogh, di Gauguin e della secessione viennese. È il primo in Italia a capire l'opera di Van Gogh e di Gauguin. Proseguendo col periodo romano, perché nel 1913 si trasferisce a Roma e poi nel 18-19 a Positano, dopo aver trascorso un periodo a Terracina, infine si arriva agli ultimi decenni in cui, dopo un viaggio nel 21-22 in Sardegna, si trasferisce nel 23 a Solcio di Lesa, dove vivrà per tutto il resto della sua vita. La mostra racconta i suoi colori visionari, poetici, lirici, ma anche il tema del lavoro, che attraversa come un filo diretto tutto il suo percorso, il senso della dignità del lavoro, della fatica, ma anche della grandezza del lavoro, al di fuori di ogni retorica. La mostra di Penagini si affianca a quella di Ilario Isola in dialogo con le sculture di Trubetskoi. Il Museo del Paesaggio sta prendendo la rincorsa e tante le altre novità attese. Dall'apertura della caffetteria a breve, quindi uno spazio di raccoglimento culinario all'interno del museo, quindi l'arte incontra l'arte culinaria, e soprattutto avremo poi l'evento di quest'estate con la mostra dedicata a due allegorie del Veronese, che sarà il nostro momento clou che ci accompagnerà fino alla fine dell'anno, ma ovviamente cercheremo anche di avere degli altri eventi collaterali che, seppur di minore effetto, arricchiranno quello che è la visita al museo.